Mister, una sconfitta sul campo del Procida, eppure nel primo tempo la sua squadra aveva iniziato bene, mettendo anche la squadra avversaria nella propria metà campo. Poi cosa è successo? Sì, poi man mano ci siamo disuniti, abbiamo regalato il primo gol, poi abbiamo ripreso, volevamo anche passare in vantaggio subito dopo i primi 10 minuti, regalando quel gol, poi dopo abbiamo preso un altro gol su un errore sempre nostro difensivo e diciamo che da lì poi siamo stati bravi a recuperare, a riaprire la partita e siamo andati al riposo sul risultato 2-2-1. Gli ha tagliato le gambe poi il 3-1 di rovesciata in De Luise e poi anche l'espulsione. No, guarda, ti sono sincero, complimenti a Procida perché ha disputato un'ottima gara con grande caparbietà, una squadra che voleva a tutti i costi il risultato, ci è riuscito. Poi il terzo gol loro sicuramente là ci ha spezzato proprio di rientrare in partita. Poi l'espulsione abbiamo fatto la ciliegina sulla torta e poi il risultato man mano si è dilagato, anche se rimanendo in parità numerica poteva essere di un altro conto. Il vostro obiettivo stagionale? Il nostro obiettivo stagionale è stato sempre la salvezza, pian piano sperando di riuscirci e di andare avanti, purtroppo le scivolate si prendono, bisogna reagire subito dalla prossima contro il Villaliterno.